E ora parliamo di pandemia e di crisi economica, perché sono tante le risorse che si stanno cercando di mettere in campo per aiutare chi è stato colpito sul fronte del lavoro. Allora, oggi comincia Palestra Digitale sulla piattaforma della Camera di Commercio di Torino. Ne parliamo con Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino. Buongiorno, ospite nostro oggi con Skype. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, oggi Palestra Digitale debutta, torna anzi, sulla piattaforma della Camera di Commercio. Praticamente due volte al mese, alle 12.10, in pausa pranzo online, ci saranno incontri di aggiornamento sulle nuove tecnologie, lavoro, Facebook, eccetera. Questa piattaforma, questa palestra digitale, a che cosa serve? Guardi, questa pandemia ha portato una grande accelerazione dell'uso degli strumenti digitali nel mondo del lavoro e quindi la Camera di Commercio, che ha proprio come fra i suoi obiettivi quelli della digitalizzazione, ha voluto riproporre questa iniziativa della palestra digitale, che sono delle pillole formative per professionisti, per lavoratori, per commercianti, imprenditori che vogliono approfondire le tecniche di utilizzo dei social media, per esempio, come usare bene Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, che sono sempre più importanti nel mondo delle professioni. Quindi sono delle pillole formative in cui ognuno può avvicinarsi sempre di più a questi strumenti. Ecco, nella pratica come funziona? Bisogna pagare? Bisogna pagare un ticket? Perché alcune cose online sono a pagamento. No, sono corsi gratuiti offerti dalla Camera di Commercio. E successivamente poi le imprese possono anche utilizzare i servizi dei punti imprese digitale, che offrono degli approfondimenti proprio per attuare, per portare in azienda molta più innovazione rispetto a quello che nelle piccole e medie imprese è ancora poco presente. Quindi si inizia un primo contatto con questi strumenti, perché quando si pensa di utilizzarli comunemente tutti i giorni, non si sa che in realtà ci sono delle tecniche per utilizzarli bene, perché siano utili al lavoro. E quindi è importante capire quali che sono gli strumenti e come funzionano in modo un po' più approfondito. Allora, e questo non è una cosa diffusa. Ogni due settimane, quindi due volte al mese, in pausa pranzo alle 12.30, uno si collega sulla piattaforma della Camera di Commercio e può seguire questi corsi web. Ma poi nella pratica c'è un attestato, si può dialogare con altre imprese. Come funziona? Che possibilità dà? No, questo non è previsto. Sono corsi gratuiti che possono, dare dei contenuti, una formazione iniziale. E poi ci sono dei percorsi che sono offerti dalla Camera di Commercio, ripeto, dai punti imprese digitali, che servono proprio per approfondire, per andare avanti, per fare, ovviamente, per pianificare degli investimenti. Perché queste tecnologie digitali nel mondo del lavoro richiedono anche degli investimenti, oltre che una formazione e una conoscenza approfondita. Questo è un primo approccio. L'anno scorso hanno aderito più di 2.600 persone e quindi contiamo che anche quest'anno, dopo quello che è successo, sia molto più importante ancora spingere su queste tecnologie. Tra l'altro noi lanceremo un nuovo bando che abbiamo già proposto nel 2020, un bando sprint proprio per dare dei contributi alle imprese, specialmente alle più piccole, per gli investimenti di cui hanno bisogno per mettere in funzione, per far partire questi strumenti nelle loro imprese. Quindi la Camera di Commercio è vicina, insomma, ai lavoratori, alle imprese in un momento così, così difficile. Certamente, noi abbiamo fatto proprio, facciamo questi bandi continuamente per essere vicino alle imprese, per aiutarli anche economicamente. Quindi vi invito a seguire le nostre attività sul sito, in particolare per questa iniziativa della palestra digitale sul sito della Camera di Commercio, nella parte eccellenza in digitale. Grazie allora al presidente della Camera di Commercio Dario Gallina. Sarebbe alle 12.30 per imparare bene come si usa e non si usa magari Facebook o altri social network, che a volte vengono usati male. Grazie molte. Adesso Grazie, siamo buona giornata. Siamo alla